Ispezione a sorpresa questa mattina all'ospedale San Giuliano del commissario dell'ASL Antonio D'Amore e del sindaco Antonio Pociello. Una visita inaspettata al vecchio pronto soccorso per controllare lo stato dei lavori che ormai proseguono a rilento da troppo tempo e di cui troppo spesso si è comunicato un termine mai rispettato. E un'ispezione anche al pronto soccorso temporaneo, nel quale troppo spesso sono state denunciate le assurde condizioni alle quali sono costretti medici, infermieri e pazienti. E ancora l'ispezione è poi proseguita nei reparti di cardiologia ed oncologia, dove i medici hanno fatto presenti le criticità del nosocomio. La visita è poi continuata alla direzione sanitaria dell'ASL, dove il commissario ha potuto osservare lo stato di degrado nel quale si trovano gli ambulatori, in particolare quello di gastroenterologia. D'Amore infatti ha detto che non si può operare in quelle condizioni. Fili elettrici scoperti, stanze anguste, uscite d'emergenza inadeguate e pericolose. Questo è quello che si è trovato dinanzi agli occhi. La direttrice sanitaria Punzi ha esposto tutti i problemi che quotidianamente vive il San Giuliano, dalla carenza di spazi a quella di personale, alle condizioni nelle quali sono costretti a operare medici e infermieri. È una delle pochissime volte che ho visto che la politica si interessa dell'ospedale. È fondamentale perché noi possiamo impegnarci, però abbiamo bisogno del loro appoggio e dell'aiuto, perché solo così possiamo crescere. Però ci tengo a dire una cosa, che questo ospedale, nonostante le sue difficoltà, soprattutto di spazi molto ristretti, è un ospedale che funziona bene, che comunque dà tanto alla popolazione, anche perché se no non verrebbero da noi. E quindi è un ospedale che merita di avere qualche cosa e di crescere, non professionalmente, perché da questo punto di vista non è secondo a tanti ospedali, anche più grandi, però di crescere come spazi. Presenti questa mattina anche il presidente del consiglio Luigi Sequino, il consigliere comunale Aniello Cecere e l'ingegnere della ditta che sta facendo i lavori al pronto soccorso. Ad accompagnare il commissario e a ritenersi soddisfatto della visita il sindaco Antonio Pociello. I lavori sono avanzati di parecchio, fa piacere vedere che di qui a breve riavremo un pronto soccorso degno di questo nome per un territorio come questo che ne ha grande bisogno.